Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come ogni venerdì, nuova promo e finalmente la promo che tutti quanti stavamo aspettando, ovvero il Foot Birthday. Che guarda caso quest'anno capita un giorno dopo il mio compleanno, grazie a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri, che veramente mi avete sommerso con il vostro affetto, siete stati fantastici. Ma detto questo, oggi sono usciti i giocatori del Team 1 e soprattutto le icone Foot Birthday. Quindi mettiamoci comodi e andiamo a vedere di che giocatori stiamo parlando. Prima di analizzare nel dettaglio i giocatori, io partirei con una premessa, ovvero che secondo me questa promo dei Foot Birthday è un po' la promo dei ricchi. Perché le carte, diciamo, principali, insomma, costano dei bei crediti, non è che il gioco ce le sta regalando. Seconda cosa, il Team 1, vabbè, adesso lo andiamo a vedere, io lo trovo un po' deludente per due motivi. Il primo è che manca un po' la stella, no? Di questa squadra, manca anche un po' di versatilità, per esempio non ci sono giocatori di Serie A, incredibilmente. E il motivo, diciamo, che è spiegato, secondo me, dal fatto che c'era questo benedetto pacchetto, se completavamo gli obiettivi gioca con stile, Foot Birthday Team 1 in regalo, che ha fatto sì che si tenesse un po' il freno a mano. Vedremo se settimana prossima, per quanto riguarda i giocatori del team, quindi non le icone, cambierà un po' la musica. Ma addentriamoci nei giocatori usciti, perché il primo che troviamo è Bernardo Silva, che rispetto alla versione dei mondiali prende innanzitutto il 5 di weak foot, quindi di piede debole, e dei più 2 in velocità, più 1 di tiro, di passaggio, dribbling, 2 di difesa e 1 di fisico. È un giocatore che secondo me è ottimo da mezzala in un centrocampo a 3, però anche qua, prezzo che al momento è alto, magari scenderà, si assesterà. Però insomma, se devo scegliere una mezzala, magari affiancandola ad altri giocatori, preferisco un De Bruyne, preferisco magari andarci a mettere un giocatore un po' più offensivo. Peccato che è anche alto, però onestamente mi sa un po' di che giocatore, né carne né pesce, che non sa bene qual è la sua reale collocazione nel mondo. Così come un altro giocatore che non è che chissà che grande collocazione abbia nel mondo è questo Thomas Müller. 5 skill, 4 piede debole, rispetto alla versione 90 prende più 2 di velocità, più 1 di tiro e passaggio, 2 di dribbling, 1 di difesa e 1 di fisico. Però purtroppo, e sottolineo il purtroppo, è un giocatore che non può diventare Lengti. Nonostante sia anche 1,85 m, sarebbe stato veramente perfetto, e invece anche in questo caso è una carta che rimane così, controlled in un limbo in cui sì, tedesco del Bayern, onestamente non mi fa né caldo né freddo. Così come, sinceramente, non mi fa né caldo né freddo neanche questo Marquinhos, perché essendo un giocatore del PSG sarà tremendamente hypato, non è neanche economico al 2000 per 1000, ha 3 di skill e 5 di piede debole e rispetto all'ultima versione uscita, quella World Cup, prende un più 1 di velocità, un più 1 di tiro, 2 di passaggio, 2 di dribbling, 1 di difesa e 1 di fisico. Per cui non è che abbia preso questi giganteschi upgrade tali, secondo me, da giustificare il prezzo che andrà ad avere, e quindi io i crediti piuttosto li andrei a salvare. Poi è uscita questa versione SBC di Pedri, 4 skill, 5 piede debole, che rispetto alla versione, questa qui, World Cup Phenoms, prende il piede debole e non ha più la quinta skill. E sinceramente io preferirei più avere il 5 piede debole. Prende anche dei discreti upgrade, perché più 2 di velocità, più 2 di tiro, di passaggio, 1 dribbling, 2 fisico, 2 difesa. Sincero, non è un giocatore per il quale andrei a fare follie, non è un giocatore per il quale soprattutto devi investire dei fodder, quindi delle carte non scambiabili che magari potrebbero tornarmi comodo per fare altro. Poi è uscito questo Joao Felix, che sinceramente è abbastanza caruccio, nonostante rispetto alla carta Jolly abbia solamente un più 1 di tiro, di dribbling e di fisico, però è 5-5 e sinceramente è caruccio per quanto riguarda, secondo me, il ruolo di trequartista o anche di punta maggiormente su PS4. È rapido, è agile, ha un discreto tiro, degli ottimi passaggi, quindi finalmente Joao Felix potrebbe avere una versione utilizzabile. Abbiamo poi la Font, 5-5, paradossalmente il 5-5 l'hanno dato al giocatore più inutile, passatemi il termine, da provare, così come da provare ogni portiere se lo volete utilizzare, perché sapete che hanno un rendimento estremamente diverso, magari a me sono dei fenomeni, a voi sono delle pippe, però lui è un giocatore che sicuramente si può pensare di acquistare. Uno dei migliori potenzialmente è questo Emerson Royal, perché rispetto alla versione 84 si stucca, più 8 di velocità, 4 di tiro, di passaggio, di dribbling, di difesa e 5 di fisico.
5 di skill e 3 di piede debole, è 1,81 m ed è soprattutto lengthy. Quindi lui può essere tranquillamente una validissima alternativa a Walker. Finalmente va a spezzare un po' il dominio del giocatore inglese del City, lì sulla corsia di destra, dove al momento neanche Arnold, insomma quei giocatori là, c'erano riusciti. Quindi lui super approvato. Abbiamo poi il buon Joselu, 5 skill, 4 piede debole, 1,92 m per lui, ovviamente lengthy, magari si potrebbe dare un try su PS5 perché comunque c'ha una discreta rapidità, un buon tiro, non è neanche così tronco almeno a guardare la carta, nonostante abbia questo 90 di forza, però giocato per sponde un po' alla Weghorst potrebbe tornare comodo. Chukwueze, 4 skill, 5 piede debole, anche lui è praticamente il Simon dei giorni nostri, ve lo ricordate, l'esterno nigeriano della Ligan è uscito all'esterno destro dalla Liga. Sarebbe stato molto meglio avesse avuto le 5 skill piuttosto che il 5 piede debole. È explosive, che quindi risente un po' di quel boost che hanno avuto gli explosive, però anche lui non è che mi fa impazzire. Yerai, 5 skill, 3 piede debole per un difensore centrale con la bellezza di 80 di velocità al 24 marzo, penso che capite bene che è bene lasciarlo dov'è. G-Dribble-So, questo è caruccio secondo me soprattutto da super sub, è lengthy con architetto, ha 3 di skill e 5 di piede debole, è un mamozio di 1,84 m, buona la forza, buona l'aggressività, buone soprattutto le stats difensive, rapido, agile, discreti passaggi, quindi lui come centrocampista anche magari un po' più difensivo ci sta di brutto. Altro giocatore caruccio per PS4 potrebbe essere Stolingard, perché in un gioco dove scarseggiano in maniera pazzesca i trequartisti, lui è un 4-5 di 1,75 m agile con un ottimo passaggio corto e un buon tiro, per cui potrebbe essere tranquillamente testabile. Onestamente non capisco il senso di questo Gregor, che è del Inter Miami, brasiliano inlinkabile, lengthy con architetto ma 5 skill, 3 piede debole, insomma lo lascerei dov'è. Veniamo adesso alla parte per ricchi, che è quella delle icone, che diciamo non è che hanno bisogno di grandissime presentazioni, però analizziamole per quello che possiamo. Puskas rispetto al Prime prende un +2 di velocità, perde 1 di tiro e di passaggio, anzi no scusatemi, perde 2 di velocità, guadagna 1 di passaggio, 2 di tiro, 1 di dribbling, 2 di difesa e 2 di fisico. Questo con la quinta di piede debole, che risolve un po' quel problema che aveva lì, diventa il Beyeder, l'Eusebio, il Dalglish di turno. Quindi un attaccante di tutto rispetto, che secondo me è molto meglio su PS4 che su PS5, però colma sicuramente una sua grossissima lacuna. Veniamo a George Best, che rispetto al 93 si becca dei gloriosi +1 in velocità, dribbling, passaggio e tiro, e dei +2 in difesa e fisico, è explosive. E guadagna la quinta skill, andando a fare concorrenza a giocatori come Garrincha, Jairzinho, per fare l'esterno, finalmente acquisisce molto più senso rispetto a quello che aveva in passato. Lothar fucking Matthäus, un altro giocatore molto interessante, 3 di skill e 5 di piede debole. Rispetto alla versione Prime si becca +1 di velocità e di tiro, 2 di passaggio, 2 di dribbling, 1 di difesa e 1 di fisico. Lengthy con architetto, esplosivo con artista. Una carta strana, perché di solito pure se lo fate diventare lengthy, alle volte se controllate in game ci sono le partite dove rimane controlled, quindi... ma... però insomma la sua versione Prime già era top, costa 2,3 milioni, questo non ve lo regalano, un giocatore di tutto rispetto, chiaramente. Lui è sicuramente il leader indiscusso di questo primo team, ovvero il King Eric Cantona, 5-5, quindi praticamente pareggia, diventa il Ginola delle Icon in tutto e per tutto, perché per un solo maledetto punto non è lengthy. Quindi rispetto alla versione sua mid rimane come il Prime su Controlled, però un giocatore veramente, veramente pazzesco. Così come pazzesco è anche questo Jairzinho, che guadagna il 5 di piede debole e diventa 5-5, rispetto alla carta Prime prende un +1 di passaggio, di difesa e di fisico, ed è ottimo secondo me con finalizzatore da esplosivo, anche magari se lo giocate nei centrocampi a 3, perché c'ha quella qualità, quell'agilità per poter rilanciare l'azione, anche per partire e spaccare in due il centrocampo avversario. Un giocatore che invece molto carino è questo Koeman, perché rispetto alla carta Prime prende più 5 di velocità e poi dei +1, ed è molto interessante soprattutto giocato magari in una difesa 3, in una difesa 5, o se lo volete switchare magari lui a centrocampo perché è un po' più tecnico e un vera in difesa, insomma avete tutta una serie di opportunità che non mi lascerei scappare, perché è un giocatore che non credo costerà neanche tantissimo.
Così come un altro giocatore che ha la sua redenzione, Ian Rush. 5 skill, 4 piede debole, lengthy. E questo potrebbe tornare molto comodo. È 1,80 m, belle statistiche di velocità, di tiro, un ottimo passaggio corto, male e lungo. È una carta che potrebbe avere un suo perché su PS5. Chiudiamo poi con Rui Costa. 5 skill, 4 piede debole, rimane controlled rispetto al prime fondamentalmente dei più 1 tranne il più 3 in tiro. Un giocatore che anche qua sinceramente non mi fa né caldo né freddo. Unico ruolo che potrebbe fare è il trequartista, però di trequartisti secondo me molto più performanti ce ne sono altri. Quindi chiudiamo alla fine con un resoconto abbastanza magro di questo Team 1 Foot Birdie. Ragazzi, per questo video Foot Birdie Team 1 è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, quali giocatori vorreste vedere testati magari nei prossimi giorni, che grazie a Junkie li andiamo a provare. Io vi ricordo che sono live tutte le mattine sulla mia piattaforma Viola, un saluto dal vostro Liberoschi, ciao!